Festa grande a Torre Maggiore per il primo giorno di processione nei festeggiamenti in onore della Madonna della Fontana. Festa molto sentita dal popolo torremaggiorese, la cui devozione verso la Vergine risale al X secolo. Oggi tutta Torre Maggiore è in festa da anni, da secoli, che in questo giorno la città di Torre Maggiore si riunisce intorno a Maria, la Madre di Dio, che venera con il titolo di Madonna della Fontana, e oggi la accompagna lungo le strade della propria città perché possa benedire, proteggere le nostre famiglie, i giovani, gli ammalati, possa davvero con il suo manto attrarci, tenerci tutti sotto di lei, come recita una preghiera: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare il supplice di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. È partita oggi la processione di Maria Santissima della Fontana qui a Torre Maggiore, una 2 giorni dove i portatori, il comitato, ce la porteranno per le strade in mezzo alla gente. Abbiamo iniziato le festività ieri con la classica, oramai, benedizione dei camion. Siamo contentissimi per come sta procedendo questa festa. Un fiume di persone ad onorare la nostra regina di Torre Maggiore. Altri 2 giorni quindi da vivere insieme in maniera appassionata e commovente. Grande la partecipazione da parte dei cittadini, anche di quelli venuti da lontano per vedere i festeggiamenti. Il suono delle batterie e la corsa dei giovani fruienti ha accompagnato il cammino della Madonna della Fontana per le vie della città, come tradizionalmente avviene nelle feste dell'Alto Tavoliere. Che dire, oggi è una bella giornata, la processione sta girando per tutte le case delle persone, la gente ce ne sta tanta, la devozione è sempre immensa e buon divertimento a tutti. Sono il priore dei portatori, Marcello Piccolo Antonio, e oggi cerchiamo di fare una processione molto bella. Siamo l'associazione dei portatori, siamo qui dal 1897, quindi dal momento in cui è stata donata alla parrocchia, al santuario poi di Maria Santissima della Fontana, il simulacro. Quindi da quel momento è nata l'associazione dei portatori. Noi ci tramandiamo questo culto di padre in figlio, quindi ci scambiamo il camice. Quando un portatore smette di portarla, la dona giustamente al figlio, poi il figlio la porta avanti questa tradizione, cercando a sua volta di tramandarlo a un suo consanguineo se non ha figli. Quindi è una tradizione lunga, dal 1897. I festeggiamenti continueranno domani con l'ultima processione della Madonna della Fontana.